Buongiorno seconda I. Con la lezione di oggi portiamo a conclusione il lavoro durato diverse settimane sul capitolo 25 del nostro manuale di storia e parliamo per l'ultima volta dei Longobardi. Sin qui abbiamo già detto molte cose, abbiamo seguito la loro storia a partire dal 568 d.C., l'anno in cui arrivano in Italia, sino a grandi linee intorno al 700 d.C. Quest'oggi affrontiamo l'ultimo secolo della loro storia, cioè l'ottavo secolo. Il riferimento sul libro è il paragrafo numero 5, che si intitola L'espansione longobarda nell'ottavo secolo, e lo trovate sul vostro testo alle pagine da 286 a 289. Per agevolare la comprensione, ho pensato di lasciare come immagine di sfondo di oggi una carta storica molto semplice che raffigura il regno dei Longobardi, colorato in azzurro, al momento della sua massima espansione, cioè, anno più anno meno, intorno al 750 d.C. Come di consueto, le parti colorate di colore diverso, di arancione in questo caso, sono i territori bizantini o del Papa. Come secondo elemento d'aiuto trovate diversi appunti scritti in giallo sul lato destro dello schermo che vanno a riassumere i 3-4 concetti fondamentali che vorrei far passare quest'oggi durante la spiegazione. Come si svolgerà la lezione di oggi? Direi attraverso 4 passaggi fondamentali, cioè una breve premessa, e poi il racconto sintetico delle imprese dei tre re più importanti dei Longobardi nell'ottavo secolo d.C. Possiamo cominciare, dicevo, da una piccola premessa, che vi ho riassunto con questa frase che trovate nel primo trattino in alto a destra. Ve la leggo e poi la commenterò. Nel corso dell'ottavo secolo, i re Longobardi portarono a compimento il consolidamento del proprio potere ed estesero i domini dei Longobardi in Italia. Questo primo punto, direi, contenga due elementi fondamentali da ricordare. Nel corso dell'ottavo secolo, i re dei Longobardi fanno due grandi cose. Da un lato, punto 1, consolidano il proprio potere. Dall'altro, punto 2, aumentano i domini che controllavano, estendono il territorio longobardo in Italia. In che senso? Se ricordate, originariamente i Longobardi non avevano abitudinariamente un re. Il re veniva eletto fra i nobili, fra i duchi, solo in circostanze particolari, ad esempio in tempo di guerra. Già negli ultimi tempi i Longobardi invece avevano preso l'abitudine di avere sempre un re. Ma attenzione, non avevano una vera e propria dinastia, non ci si passava il potere di padre in figlio, come ad esempio nel caso degli imperatori romani. Erano comunque sempre i duchi, cioè i nobili, gli aristocratici longobardi, a scegliere fra di loro il successore. Nel corso dell'ottavo secolo, che cosa accade? Che due o tre re particolarmente abili si impongono e la monarchia diventa un fatto normale all'interno del popolo longobardo. Quindi che cosa succede? Succede che consolidamento del proprio potere significa un re longobardo c'è sempre, viene comunque scelto fra i duchi, ma è decisamente superiore a loro, si impone su di loro. Il secondo elemento, ho provato a riassumerlo così, estesero i domini dei Longobardi in Italia. Se ricordate, tra la fine del VI e tutto il VII secolo d.C., lo abbiamo visto nelle scorse lezioni, l'Italia era spaccata in due. Circa metà del nostro territorio era già in mano dei Longobardi, l'altra metà circa era rimasto sotto il controllo dell'imperatore bizantino o in piccolissima parte del Papa. Come vedremo, nel corso dell'VIII secolo le cose cambiano in maniera piuttosto significativa. A questo punto lo svilupperemo fra pochi istanti raccontando le gesta dei re. Eccoci arrivati dunque al primo dei tre re longobardi dell'ottavo secolo che vi chiedo di memorizzare e di ricordare bene. Lo trovate indicato nel secondo trattino degli appunti. Questo re si chiamava Cuniperto, non regnò molti anni,
regnò verso la fine del VII secolo, più precisamente dal 688 al 700. È ricordato soprattutto per un motivo, perché si convertì al cattolicesimo. Se ricordate, originariamente i Longobardi erano pagani, poi diventarono cristiani, ma erano ariani, cioè eretici. Poi qualche loro sovrano, qualche regina, già nel secolo precedente, a titolo personale si era convertito al cattolicesimo, ma ufficialmente i Longobardi erano ancora ariani. Finalmente, un loro re, Cuniperto, intorno al 700 d.C., decide di convertirsi ufficialmente al cattolicesimo, in modo tale che di lì a poco il suo popolo faccia esattamente come lui. Quindi mi raccomando, di questo re è sufficiente ricordare questo elemento, ma è fondamentale. È il primo re longobardo ufficialmente cattolico. Facciamo un piccolo confronto. Vi ricordate, ad esempio, nel caso dei Franchi, un altro grande popolo barbarico, quando era avvenuta la conversione? Era avvenuta più di 200 anni prima, verso la fine del V secolo. Vi ricordate? Era re Clodoveo, primo re barbarico a convertirsi al cattolicesimo. Notate il ritardo da questo punto di vista nella scelta da parte dei Longobardi, ma finalmente anche loro diventano cattolici. Ora, per alcuni minuti, prenderemo in considerazione un secondo re particolarmente importante nel paragrafo che studiamo quest'oggi. Ci dedichiamo dunque il tempo che merita. Si chiama re Liutprando. Sono nomi germanici, quindi per noi un po' difficili forse da memorizzare. Questo re, Liutprando, regna decisamente più a lungo del suo predecessore Cuniperto. Regna per oltre 30 anni, dal 712 al 744. Un regno molto lungo, come vedete, nel quale dunque Liutprando ha tempo di prendere 4 o 5 grandi decisioni significative, che ora vi racconto una per una, cercando di rispettare l'ordine con cui ve le ho riassunte negli appunti nella parte centrale. Siamo al terzo trattino sulla destra. Innanzitutto, questo re è ricordato come un legislatore, cioè come un re che ha promulgato, che ha prodotto nuove leggi e che ha cercato, un po' come aveva fatto Rotari circa un secolo prima, di mettere ordine nel codice legislativo longobardo. Quindi, innanzitutto, è un re che associamo al concetto di legge. In secondo luogo, e qui parte proprio dall'esempio di Cuniperto, cerca di imporre ancora di più il cattolicesimo fra i suoi sudditi e lotta in maniera chiara, evidente, esplicita contro il paganesimo. Attenzione, su questo termine forse vale la pena di fare una piccola precisazione. Non dobbiamo immaginare che nell'Italia dell'epoca ci fossero ancora dei pagani, nel senso classico del termine, cioè persone che veneravano ancora le antiche divinità romane. Erano rimaste, come dire, delle tracce, delle tradizioni dell'antico paganesimo anche fra le persone che si definivano cristiane, magari addirittura cattoliche. Ad esempio, nelle campagne erano ancora abbastanza diffuse delle pratiche come quelle di ascoltare gli indovini o di adorare degli elementi della natura convinti che avessero un potere magico. Paganesimo in questo senso qui. Liutprando cerca di cancellare nei territori che controlla in Italia queste ultime tracce, questi ultimi fossili, per così dire, della civiltà pagana. Un altro elemento, credo veramente importante da segnare bene, è il terzo. Che cosa fa Liutprando? Riconosce ufficialmente il Papa, il Vescovo di Roma, come capo della Chiesa universale. Cioè, Liutprando dichiara pubblicamente che è giusto credere che il Papa sia il capo di tutte le chiese del mondo, una netta supremazia sugli altri vescovi, dunque. Ma attenzione, dire che il Papa è il capo della Chiesa cattolica, ovviamente, significa che è un capo religioso, non che è un capo politico. Lui a questa prima affermazione ne aggiunge poi una seconda. Dice, ed io, Liutprando, sono re, sono uomo politico, per volontà di Dio. Come a dire, nel suo settore il Papa è legittimamente capo di una chiesa, di un'organizzazione religiosa, io nel mio settore, la politica,
ho il potere, sono re per volontà di Dio. Come a dire, i due ambiti abbastanza separati. Per, diciamo così, tenersi buono il Papa, prende poi una decisione storicamente fondamentale. Vi chiedo di memorizzarla molto bene, data compresa. Se voi guardate negli appunti, vi ho segnato un anno che già conoscete dalla precedente video lezione, è il 726 d.C. Ne avevamo parlato per un'altra faccenda. Sono gli anni intorno ai quali, nell'impero romano d'Oriente, nell'impero bizantino, scoppia il problema dell'iconoclastia, della distruzione delle immagini sacre. Attenzione, l'impero bizantino, che controlla in quest'epoca ancora alcune regioni d'Italia, è provato da questa disputa. Sta disperdendo un sacco di energie nella lotta fra coloro che difendevano e coloro che volevano distruggere le immagini sacre. Liutprando, che, come avete visto, è un re longobardo intelligente, scaltro, approfitta della distrazione dei bizantini per riprendere le conquiste. Ed è quello che in parte vedete nella cartina che ho lasciato come immagine di sfondo. Alcuni territori che fino a pochi anni prima erano ancora per l'appunto in mano ai bizantini vengono sottratti e finiscono nelle mani dei Longobardi. Penso ad esempio alle zone dell'Emilia-Romagna e ad alcune zone dell'Italia centrale, Marche, tanto per intenderci. È come se Liutprando mettesse in campo una nuova ondata di espansione come quella dei re suoi antenati di parecchi decenni prima. Però attenzione, nell'espandersi arriva fino ai confini del Lazio, la regione di Roma, e cosa fa? Regala, dona, fa una vera e propria donazione, regala una piccola città, si chiama Sutri, esiste tuttora, al Papa. Attenzione all'importanza anche simbolica di questo gesto. Vi ricordate quello che ha fatto prima? Aveva già dichiarato il Papa come capo della Chiesa universale. Vuole mantenere buoni rapporti con lui, evidentemente. Toglie una città del Lazio, la cittadina di Sutri, ai bizantini e invece di tenerla per sé, per i Longobardi, la dona, la regala ufficialmente al Papa. Voi potreste dire, beh, non è che sia chissà che gesto, gli ha regalato un piccolo paesino. Attenzione, non è importante il fatto in sé, è importante l'enorme valore simbolico che contiene questo fatto. La conseguenza qual è? È che siccome il Papa diventa, come dire, re di questa piccola cittadina, delle campagne intorno ad essa, è diventato un re a tutti gli effetti, un capo di Stato, un uomo politico. Come a dire, adesso il Papa di poteri ne ha due. Non è soltanto potere spirituale, capo della Chiesa Cattolica, ma è anche titolare di un potere temporale, che significa politico. Certo, è il re di un territorio molto piccolo che gli è stato donato da un altro popolo, i Longobardi, ma diventa un re come tutti gli altri re del mondo. Questo fatto avviene intorno al 725-730 d.C. ed è ricordato ufficialmente, e chiedo anche voi di ricordarlo, come l'inizio del potere politico, del potere temporale del Papa. Un potere che, tra l'altro, durerà esattamente 1000 anni. Fino a quando, nel 1870, finirà la storia dello Stato della Chiesa, quando Roma verrà annessa all'Italia 9 anni dopo l'unità d'Italia. Questo probabilmente lo ricordate già dallo studio delle medie. L'Italia si unifica nel 1861, ma per 9 anni Roma e il Lazio restano ancora nelle mani del Papa. Roma verrà liberata solo nel 1870. Quindi la cosiddetta donazione di Sutri è l'inizio della storia di uno Stato, lo Stato della Chiesa, che durerà circa 1000 anni, fino al 1870. Come vedete dunque sono tanti i motivi per cui vale la pena studiare bene la figura del re Liutprando. Arriviamo ad un ultimo passaggio. Abbiamo parlato di Cuniperto, abbiamo parlato di Liutprando, diciamo un terzo ed ultimo nome di sovrano longobardo importante dell'VIII secolo. Parliamo per qualche istante ora di re Astolfo, che come vedete dalle date ha un regno tutto sommato piuttosto breve, regna meno di 10 anni, soltanto dal 749 al 756 d.C.
Tuttavia, in questi pochi anni di regno, riprende le campagne di espansione del suo predecessore Liutprando e annette nuovi territori al dominio longobardico in Italia, portando il regno dei Longobardi alla massima estensione. La carta che vedete sullo sfondo, tutta la sua parte colorata di azzurro, rappresenta proprio il regno di Astolfo, il punto massimo della diffusione delle conquiste dei Longobardi in Italia. Immaginate che la cartina raffiguri la situazione dell'Italia nel 756 d.C., l'anno nel quale Re Astolfo viene a mancare. Ha annesso al suo grande regno anche la città di Ravenna, che Liutprando non era riuscito a conquistare definitivamente, l'intera Emilia-Romagna, altre zone dell'Italia centrale, ma attenzione bene ragazzi, guardate bene la cartina, guardate dove è Roma, il Lazio no. Ormai di fatto l'intero Lazio, quello che fino a qualche anno prima i bizantini chiamavano il Ducato di Roma, vi ricordate il Ducato romano, finisce nelle mani del Papa. Si consolida quello che era capitato sotto Liutprando nel 726. Prima il Papa comandava soltanto sulla città di Sutri, ormai durante il regno di Astolfo l'intero Lazio rimane nelle mani del Papa. Però attenzione bene. Il Papa ha un certo timore nei confronti di Astolfo, perché? Perché teme che magari prima o poi faccia un'ulteriore espansione e voglia conquistare anche Roma. Segnatevi quest'ultimo fatto storico che definirei fondamentale e che riprenderemo poi fra un paio di capitoli. Il Papa dell'epoca si chiamava Papa Stefano II, trovate il suo nome nelle ultime righe degli appunti in basso a destra, intimorito da queste nuove espansioni e conquiste di Re Astolfo, chiama in proprio aiuto, in proprio soccorso, i Franchi, la popolazione barbarica già cattolica da 2 secoli, come ricordate, che viveva oltre le Alpi. Attenzione, ormai i Franchi, intendiamoci, i lontani discendenti di Re Clodoveo, quello che si era convertito per primo al cattolicesimo, i Franchi controllano l'intera Francia attuale, e approfittano della chiamata, diciamo così, di Stefano II per scendere in Italia, per sfidare in guerra i Longobardi e per vincerli e per sconfiggerli. Quindi attenzione bene, intorno al 750 d.C., i Longobardi, che vengono da una serie di vittorie da circa 2 secoli in Italia, subiscono una battuta d'arresto e vengono sconfitti dai Franchi, chiamati in Italia dal Papa di Roma, da Papa Stefano II. Chi era il loro capo, un personaggio storico di cui forse avete già sentito il nome, e un antenato di Carlo Magno, si chiamava Pipino il Breve. Quindi il capo dei Franchi, Pipino il Breve, sconfigge il re dei Longobardi. Attenzione ragazzi, non ho detto che conquisti l'Italia, semplicemente ferma l'espansione dei Longobardi. Come ho annotato al fondo degli appunti, questo fatto, questa sconfitta dei Longobardi dopo tante vittorie, sarà l'inizio della loro fine. Se voi ricordate, i Longobardi arrivano in Italia nel 568 d.C., nel corso della fine del VI, di tutto il VII, di buona parte dell'VIII secolo, aumentano continuamente il loro territorio, ma ora, arrivati intorno al 750 d.C., subiscono una battuta d'arresto. E vedremo che pochi anni dopo, vi anticipo già la data, ma ne riparleremo meglio fra qualche capitolo, nel 773-774 d.C., quindi 20 anni dopo Pipino il Breve, verranno nuovamente sconfitti dai Franchi, capeggiati da un personaggio storico ben più importante e più famoso, che fu il grande Carlo Magno. Vedremo come la sconfitta dei Longobardi sarà la prima grande impresa militare di quel grandissimo personaggio che meriterà un capitolo a sé e che è stato Carlo Magno, re e poi imperatore dei Franchi. Ma di questo, ripeto, parleremo fra un po' di lezioni. Ragazzi, spero di essere stato abbastanza chiaro. Vi chiedo di studiare con molta attenzione il paragrafo 5 del capitolo 25, ripeto le pagine. Da 286 fino a 289, come sempre aiutatevi anche con le carte storiche, con le immagini che trovate sul libro, non solo con le mie parole e con i miei appunti, e
E poi, dalla prossima lezione, cambieremo completamente discorso. Inizieremo ad occuparci del capitolo 26, il terz'ultimo capitolo di quest'anno, nel quale faremo un passo indietro nel tempo. Siamo arrivati intorno al 750, torneremo indietro di circa un secolo. Vi parlerò di Maometto, della nascita di una nuova grande religione, che è la religione islamica musulmana. E parleremo quindi della civiltà araba e della sua espansione. Di Carlo Magno si parlerà poi nel capitolo seguente. Spero di essere stato abbastanza chiaro e sintetico nella spiegazione. Come di consueto, se rimane qualche dubbio, mi contattate e ci vediamo poi comunque online nell'appuntamento settimanale in videoconferenza. Un saluto a tutti, arrivederci, alla prossima!